Applausi ed orgoglio per il 38esimo premio del Circolo della Stampa che ieri nell'auditorium di Palazzo Montagnantalti ha onorato come da tradizione l'opera di cinque personalità pesaresi, di nascita, onorari o d'adozione, affermatisi nei rispettivi settori. Ad essere premiati il fisico divulgatore scientifico Valerio Rossi Albertini, il biologo neopresidente della Federazione Europea di Immunogenetica Marco Andreani, le sorelle Ilaria e Valeria Pascucci, la prima astrofisica all'Università dell'Arizona, la seconda top manager di Amazon a Seattle, infine la premiazione da remoto dell'attrice soprano Anna Maria Alberghetti. Premi speciali Orgoglio Pesarese allo storico Girolamo Allegretti e alla famiglia Paci a 30 anni dalla scomparsa di Ubaldo Paci, vittima della banda della Uno Bianca. È un premio prestigioso perché è il riconoscimento di un'attività fatta per lunghi anni sia a Pesaro che a Roma che in altre città del mondo. E mi fa piacere, sono molto davvero riconoscente a Elio Giuliani, che ringrazio, e a tutto il gruppo dei giornalisti. E quello che faccio è cercare dei donatori che siano compatibili per fare dei trapianti di cellule staminali, quindi quello che normalmente viene chiamato midollo osseo, o per cercare dei donatori per il trapianto di organi solidi come il rene, il fegato, il cuore. È un'attività che noi svolgiamo in laboratorio con grande passione e che oltre ad avere un'attività appunto rutinaria di tutti i giorni in cui costantemente dobbiamo supportare il lavoro dei clinici con le nostre informazioni, produce rivoli di ricerca per i quali noi ovviamente con la nostra curiosità, la nostra passione cerchiamo di costruire nuovi indizi per portare novità che possano essere utili ai pazienti, pubblicando le nostre ricerche, comunicandole nelle nostre relazioni che facciamo ai vari congressi internazionali e inoltre facendo anche formazione attraverso quello che è possibilmente un'attività che lasci il segno. Ringrazio a tutti, è un grande onore. È proprio un premio che c'è da molto tempo e molto importante, quindi è un grande onore. Come educazione sono astrofisica e quindi principalmente mi occupo di come si formano i pianeti attorno ad altre stelle e a livello di mansioni sono anche professora all'università e quindi insegno anche corsi a livelli sia studenti che cominciano l'università, primo e secondo anno, e anche a livello più avanzato, dottorandi, di nuovo all'Università dell'Arizona, quindi sono lì da quasi 20 anni. Sono tornato nella terra degli avi per gentile richiesta per questo prestigioso premio, per l'attività che svolgo, mi hanno detto così, di divulgazione scientifica. In un periodo, in un'epoca che possiamo definire della comunicazione totale, della informazione globale, è quanto mai necessario fare comunicazione anche su temi scientifici, perché i temi scientifici sono quelli trainanti. Avete sentito parlare ovviamente di intelligenza artificiale, avete visto qual è stato l'impatto di internet sulle nostre vite. Beh, il meglio deve ancora venire. Ci sono nuove tecnologie che adesso sono ancora confinate nei laboratori di ricerca e che si diffonderanno invece nella società e cambieranno la nostra vita più di quanto non abbia fatto internet, i computer portatili o i telefonini cellulari.